Benvenuti a Vivi Giappone, ci troviamo oggi a Minami San Riku per uno speciale di due giorni in cui andremo a vedere tutto ciò che ha ad offrire questa zona colpita dallo tsunami e in fase di ricostruzione, ma prima di iniziare vi presento gli organizzatori e i partecipanti di questa giornata, vediamo un po'. E quindi vediamo di che si tratta di questo tour, chiediamo direttamente all'organizzatrice. Hi, I'm Shinobu, I'm designing and coordinating this tour together with travelers from different countries as well as local people here in Minami San Riku. And we are trying to tell the story of this town, of this beautiful town. It's a very rural, small town in the San Riku coast of Tohoku region. Plenty of seafood, plenty of mountains, which we will be exploring right now through cycling. So today we'll be exploring the mountain and village side. We call it in Japan Satoyama. So we'll be exploring that area, and then later on we will be watching a traditional Japanese, traditional local dance in this area called Shishiyodori. And then tomorrow we'll be going out to the ocean, out to sea on a boat with the local fishermen, experiencing what that life is like, and also how do we live together with the ocean, and how do we coexist with nature and people. That sounds really nice, really nice program. So, okay, let's have fun. Yoshi, ikimashou! E ci troviamo in un bellissimo ristorante di sushi chiamato Kukai. Omi sushi. Ma mentre vi faccio vedere questo bel donburi, sentiamo direttamente dal padrone la storia del ristorante. Oh, già, konnichiwa. Konnichiwa. Osewa natto rimasto. Ai, o kane harattete ne. もちろん。このお店はいつからやってますか？津波以降はね、もう丸6年ぐらい。丸6年ですね。あの、魚は全部三陸のあたり。魚は海から取ります。あ、それは。どこの海かな？どこの海か。一番おすすめの魚は何ですか？一番高いやつ。いいね、いいね。ありがとう。じゃあ、いただきます。いただきます。Dopo la bella pedalata siamo arrivati in questa vecchia scuola elementare, adesso non utilizzata, non in funzione, dove stanno facendo, pare, un mercatino di agricoltori locali, quanto mi hanno spiegato. Entriamo e vediamo. Comunque spero vi sia piaciuto il paesaggio, è stata veramente una bella biciclettata, ci ho preso gusto ultimamente. E in verità era nel retro della scuola, dell'ex scuola, e questo è l'evento. Vedete, sono varie bancarelle con varie attività che stanno facendo. Qui abbiamo per esempio il caffè, la signora sta facendo il caffè, e c'è anche il pane. Vedete, qua stanno abbrustolendo il pane, fanno le bruschette e caffè, niente male. Poi qua invece non ho ben capito, sembra stiano tingendo i tessuti, vedete? Stanno tingendo di blu i tessuti. Qui abbiamo invece delle bellissime zucche. Guardate, prendono le zucche. Ah, quale caboccia desca? Ah, mamma, ok, ho sceso desde. Arigato.
どうぞ、お名前は何ですか？あ、愛子です。今日は彦郎マルシェといって、地元の、オーガニックの野菜やそれから食品を作ってる人たちのイベントです。昔小学校だったところなんですけども、そこを、リノベーションして、宿としてですね、ホテルとして運営しております。地域の卒業生が運営している学校なのでとても面白いです。はい、でこの地域の体験がいろいろできますので、農業ですとかそれから漁業ですとかそれから林業体験、こういうこともして遊ぶことができますので、ぜひここに南三陸町に遊びに来てください。ぜひ。ありがとうございます。じゃあこれからよろしくお願いします。Siamo spostati magicamente in un'altra ex scuola media, che si chiama Togura Chugakko, per vedere le prove di un'antica danza locale chiamata Shishiodori. Vediamo come funziona e magari vediamo se riuscirò a farlo anche io, a provarla anche io. Su!私は南三陸町に住んでいます、村岡と申します。漁師をしています。ここに伝統芸能の水戸部獅子踊りというものを子どもたちと一緒に踊っています。獅子踊りは今から300年以上前に水戸部地区から生まれたと聞いていますが、それまで私たちの地区ではそういう言い伝えも何もありませんでしたが、昭和57年に一関市前川の獅子踊り保存会に伝わる巻物から発祥の地が本吉郡水戸部村ということが判明しました。その後平成3年に水戸部地区の有志が保存会を立ち上げ、前川獅子踊り保存会の温かいご指導のもと、平成5年9月に念願でありました獅子踊りの免許改善をいただいて活動してまいりました。津波で練習場にしていた先端ごと全部装束が流されましたが、奇跡的に瓦礫の中から一個また一個と装束が拾い集められ一通り踊れるものが揃いました。それを子どもたちを中心に復活をいたしまして、これまで頑張ってきました。今中心になって踊っているのはその時活躍した小学生、中学生、高校生の若い人たちです。獅子踊りは供養から始まって、それから子孫繁栄を願う踊りであります。とても勇壮で、素晴らしい踊りなので、ぜひ、ご覧になっていただければと思います。ありがとうございます。Having a dinner? Yeah. Yeah. We are at Minshuku Nagashizuso in Minami Sanriku in the Togura district, right by the ocean. Really? It's nighttime now, but in the morning I'm sure we can see a very nice ocean view. And we got a really nice dinner here. Yes. Really nice dinner. Yes. What we got? This is what kind of fish? It's some kind of a fish. Some kind of fish. Some kind of a fish. We got cozze, as we say, Italiano. Yes. This is with awabi in the life. Really special. Yeah. With awabi. Awabi. Oh, with abalone. Abalone.
brown rice, nice. This tempura of... Octopus. Nice. And there. Yeah, the octopus. Yeah. Okay. And then there's also sea squirt here. Hoya. Yeah, Hoya. Yes, okay. Mm-hmm. This is also... That is probably... Oyster. Kaki, right? Oyster. Oyster. Yeah, it looks like this. I think so. Mm-hmm. And sashimi, various sashimi. Yeah. And seaweed. Mm-hmm. Yep. Oh, nice. So, kanpai. Kanpai. Salute. Buon appetito. Ah, 今日はありがとうございます。いいえ。未熟な技術をご利用くださいまして誠にありがとうございます。震災中はいろいろと本当に各国の皆さんにお世話になりました。これまでになりました。本当に感謝申し上げます。ありがとうございます。いつからやってますか？うちは昭和50年。料理は板前を息子がやってるんです、実は。で、宮調理学校に行って、調理師の試験をでやっているのは息子です。すごい仕方です。やっぱりここに来たらすごく日本的な経験できますね。こういうふうに泊まったら田舎町ですけれども、どうぞ足を運んでください。お待ち申し上げております。ありがとうございます。ぜひありがとうございます。何もないですけど、ご馳走は海でございます。海が見えますから。Buongiorno, con la vista di questo bel mare incomincia la seconda parte di questo viaggio, seconda e ultima parte, questo mare bellissimo, ma che è lo stesso mare che purtroppo poi ovviamente ha generato lo tsunami che ha distrutto la città di Minami San Riku, e questa bellissima vista è quello che si vede dall'albergo in cui ci siamo fermati. Adesso stiamo facendo colazione, faccio vedere. E inizia quindi questa nuova giornata qui a Minami San Riku. Vedremo che faremo. Mada qua, mizu ppoi desu yo. Mada mizu ppoi no. It's still a little watery inside. Kore kara dondon ko mi ga ippai ate. Pukkuri natte, oishiku natte. Mada even fatter. Mada chotto ko mizu shii. Quindi eccoci qui sul mare, in un piccolo porticciolo di un allevatore di ostriche che ci porterà a vedere il suo allevamento direttamente con la sua barca. Quindi insomma andiamo a bordo, inizia l'avventura, ciurma! Il pescatore, che non so se avete notato, è lo stesso Kenichi Muraoka che insegna lo shishiodori ai bambini, agli studenti di Minami San Riku, ci ha spiegato la situazione del dopo tsunami. Praticamente tutti gli allevamenti di ostriche sono stati distrutti ovviamente, e non era rimasto più niente, ovviamente non c'era più da pescare né da prendere niente nella baia. Si sono messi quindi d'accordo 100 pescatori di questa zona per ripartire da zero e fare degli allevamenti più sostenibili, diminuendo il prodotto e la pesca, comunque l'allevamento, ad un terzo. Molte persone sono lamentate, che con un terzo soltanto di quello che facevamo prima non riusciremo assolutamente mai a vivere. Fatto sta che alla fine poi si sono messi d'accordo, hanno accettato la situazione, anche perché hanno deciso di lasciare un mare migliore alle prossime generazioni, e quindi si è deciso di andare avanti in questo modo, dividendosi in aree, dividendo poi equamente il raccolto delle ostriche e di tutti gli altri allevamenti che stanno facendo qui nella baia. E sorprendentemente la cosa è andata bene, perché grazie ad un allevamento molto meno intensivo rispetto a prima, le ostriche hanno iniziato a crescere al doppio della velocità. Quindi se prima ci volevano 2 anni per avere un'ostrica cresciuta, ora ne basta uno. Il che ha soddisfatto tutti, in quanto sì, la produzione era diminuita, ma il danno non è stato poi così grande, e avendo ridotto la produzione di un terzo
anche il lavoro è stato ridotto essenzialmente di un terzo, lasciando a tutti i pescatori più tempo per riposarsi e per stare con le loro famiglie. Insomma, una storia veramente bella di ricostruzione dopo la tsunami. Ma sentiamo direttamente le parole del pescatore. Muraoka Kenichi tomoshimasu. Koko de ryōshi o shiteimasu. Ano, itsu kara ryōshi o shiteimasu? Watashi wa ima 68 sai ninarimasu keredomo, 16 sai kara ryōshi o shiteimasu. Ah, sugoi desu ne. Ano, Minamisan Riku no umi no sutekina tokoro toka tokuchou wa nan desu ka? Yahari desu ne, ano エリアは小さいんですけれども、この沖合は親潮と黒潮の混じり合う、そして、南三陸町は分水嶺に囲まれた、豊かな自然のある、町なので、海も暖流の魚や寒流の魚が取れる、とても珍しい、三陸のリアス機械の中でも珍しい、とてもいい漁場となっています。そうですね。私は親父の代からこの浜で牡蠣の養殖をしています。それからワカメの養殖、それからホヤというものの養殖をしています。それから魚を取ることもしています。やっぱり震災の後でもう一応復興できましたね。はい、世界の皆さん、全国の皆さんからいろいろご支援をいただきまして、やっと落ち着いた漁ができるようになりました。ありがとうございました。家帰ってありがとうございました。Let's start the furikake workshop. Yeah, we do the workshop with Tamiko-san here. He's a local entrepreneur. Yes, よろしくお願いします。Yeah. So we're going to do the original furikake with yes, our local products, it's right? Local seaweed grown right there.And it's a very creative idea that she made to also to bring back the ocean, actually the seafood of Japan, back to your country. This is nori, tororo, kombu, mekabu, funori. So you're putting shrimps? Yeah. Tororo kombu. Yeah.And funori. Funori. Abbiamo fatto, questo è il mio furikake personale. Poi c'è la salsa segreta da mettere dentro e mischiare ancora di più. Ed ecco il furikake originale di Vivi Giappone. E avete fatto minatsukurimashita yu. Yeah. Nice. Also the onigiri are done. Nice. Wow. You made a powerful onigiri. いただきます。素敵な学びとこの体験ありがとうございました。何か民子さんから世界に伝えたいメッセージをちょっとぜひ、日本の食文化を知ってもらいたいし、この美味しさを世界の人たちにこう味わってもらいたいので、いろんな人たちが私のところに来てくれたら嬉しいなと思います。ぜひ民子の海パックに来てください。はい、グラッチェ、ありがとうございました。そう、ありがとうございました。Also, thanks for these 2 days in Minami-san Riku. Do you have a final message for everybody? Minami-san Riku is a beautiful place, as you can see. There's the ocean, mountains, and the people's lives. Just like Muraoka-san here, he is a local fisherman and also the master of the traditional dance, Shishiyodori. But we can really learn from their lifestyle, how to really live together with nature.And the culture here in a sustainable way. That's so. Really nice. So it's also a really nice place to come and visit when you're in Japan, right? So, yes. So thanks for all the activities we done together. And it's possible to do all the activities we done today singularly, like if you want yes. to come up. Yep, of course. Of course, we are always welcome here to have you. So please So visit. Let's hope that watching this video,A lot of people will come to me, I'm sorry. So, thank you so much. Thank you. ありがとうございました。See you. Grazie, grazie. See you soon. E quindi ragazzi, da Minami-san Riku è tutto. Spero vi sia piaciuta questa puntata speciale su questo posto che ha molto da offrire e veramente pieno di umanità. Detto questo, da Vivi Giappone, come sempre, è tutto.
iscrivetevi, condividete, mettete mi piace, commentate, a frappè. Grazie mille.